Aida Jespica ha lasciato Geppi. Ecco cosa è successo dopo il GF VIP. Grande fratello VIP, Aida Jespica si è lasciata con il fidanzato Geppi, ecco perché. Nel nuovo numero del settimanale Chi si parla anche della relazione d'amore tra Aida Jespica e il fidanzato Geppi. Lui lo abbiamo conosciuto nel corso della finale, quando è arrivato fuori la porta rossa della casa per fare una sorpresa alla sua amata. Agli occhi di tutti i telespettatori, la venezuelana non è sembrata affatto entusiasta della visita ricevuta. Ad oggi, si scopre il perché. Dopo il Grande Fratello VIP, la coppia aveva programmato alcuni giorni di relax da trascorrere insieme a Bormio. In ogni caso, le cose non sono andate affatto bene. Una volta rimasta sola con il suo uomo, la modella si è resa conto di come erano cambiati i suoi sentimenti nei confronti del bel napoletano. Aida Jespica e Geppi si sono lasciati dopo il Grande Fratello VIP, la rivelazione della modella. Aida Jespica ha rivelato al settimanale Chi tutta la verità sulla sua attuale situazione sentimentale. La venezuelana ha lasciato Geppi proprio pochissimo tempo dopo la fine del reality show condotto da Ilaria Blasi. Alla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, la donna svela tutta la verità su ciò che è accaduto tra lei e il suo ormai ex fidanzato. Ero partita con Geppi per andare a Bormio a trascorrere due giorni di relax. Sono bastate poche ore lontano dal caos, lontano dal mondo di selfie e applausi per capire che qualcosa dentro di me era esploso. Il mio cuore non batteva più come prima. Non ho sentito il trasporto. Non ho sentito lo stomaco e la testa uniti nel dire ti amo. Il grande entusiasmo iniziale si è trasformato in qualcos'altro. Aida Jespica dopo il Grande Fratello VIP, la verità su Geppi e Jeremias. Aida ha dichiarato di aver capito che di non essere più innamorata di Geppi a poche ore dalla finale del GF VIP. La Jespica ha anche svelato cosa c'è tra lei e Jeremias ad oggi. Certo, immagino già i commenti. Aida la mangia uomini che ancora una volta fallisce. Lo so, ho fallito. Ancora una volta ho fallito. O forse per la prima volta voglio pensare che mi sono salvata. E quando le viene chiesto cosa pensa del Rodriguez. È un mio caro amico.